Prenotare il vaccino su internet, fare la spesa, aiutarli per fare il tampone, prenotare visite mediche, sono queste le storie possibili di giovani in servizio civile che aiutano anziani, storie di due generazioni che si incontrano e che fanno qualcosa di concreto, storie che sono state raccontate al presidente della regione toscana, Eugenio Giani, nella seconda tappa di Giovani sì in tour. Questi ragazzi stanno facendo il servizio civile regionale nelle botteghe della salute e nelle aziende sanitarie toscane. La regione crede molto in questo progetto e a breve è atteso un nuovo bando. Che consentirà appunto dai 19 ai 29 anni di poter accedere a quella che è una scelta valoriale, il servizio civile, il mettersi a servizio degli altri con principi e valori che sono quelli di una generazione che devono credere e sentirsi orgogliosi della loro Toscana. I giovani hanno raccontato le loro esperienze reali fianco a fianco alle persone ogni giorno in questo lungo periodo di pandemia. Un'esperienza non solo di crescita personale, di formazione, ma anche di capacità di mettersi al servizio degli altri, eh, cercare di superare anche delle difficoltà che gli altri con cui ci si mette a disposizione incontrano, e questo mi pare uno straordinario messaggio anche di rapporto intergenerazionale che mi pare che sia eh, come dire, anche contrapposto rispetto al fatto che costantemente le generazioni si cercano di mettere in scontro: no? giovani contro vecchi, eh, lavoro precario, lavoro stabile. Eh, in realtà, mi pare che oggi ci sia un grande esempio di come le generazioni crescono meglio, vivono meglio se si co come collaborano fra di loro. Il servizio civile volontario è un'esperienza formativa che può durare da 8 a 12 mesi e che prevede un contributo mensile di 433 euro.